Bentornati a SOS Arezzo TV. Siamo quanto guariti. Tempo che non ci vediamo. E per volte mi la parisciana la vecchia. Esatto. E io poi sono a tosse che non finisce mai e ancora non l'ho passata. Allora. Quindi. Però, bello rivedersi. Speriamo. Se non ci si rivedeva che dipendeva da te. Era aperto, come da me. E non da me. Un colpo di tosse può anche finire tu. No, scherzo. Ah, sta scherzando ovviamente. Allora. Siamo qua in via Fiorentina, nell'ora di punta sono le 17.30 circa. Ancora no, alle 18. Quasi, insomma. Vabbè, comunque il traffico, vedete, suoni, clacson, c'è di tutto. Allora, sai che qui era stata annunciata e confermata più volte la rotatoria di via che doveva sopprimere questo semaforo, con poi una porzione anche del vecchio campo scuola, il parcheggio di Arezzo Fiere ulteriore, eccetera. Poi è venuto da noi il vice sindaco Gamurrini, nella nostra trasmissione Nero su Bianco, e gli abbiamo fatto la domanda apposita. Sentiamo cosa ci ha detto. La rotatoria di via Fiorentina è oggetto di studio, vale a dire sono state fatte tre ipotesi di realizzazione e verificate con i flussi di traffico che gravitano in quell'area. Obiettivamente nessuna delle tre ipotesi ha dato risultati confortanti. Si parla in un primo caso di una rotatoria semplice come quella che vediamo nella zona dell'Europlex, e in un secondo caso in una rotatoria con un sottopassaggio a due canne sotto la tangenziale, e nel terzo caso di un'intersezione più allargata rispetto all'attuale con il sottopassaggio sotto la tangenziale. Nessuna delle tre ipotesi ci soddisfa dal punto di vista del carico del traffico e dei flussi veicolari, in quanto l'interferenza delle autovetture che dalla tangenziale svoltano in sinistra per andare su via Marco Pregno, via Fiorentina, cioè verso il centro, verso la periferia su via Fiorentina, causano delle collisioni rispetto ai veicoli che vanno a dritto, che percorrono la tangenziale, tali per cui si formano delle code piuttosto lunghe. Allora, non dice un no secco, dice però: noi abbiamo provato tre ipotesi, nessuna delle tre era soddisfacente, e quindi per ora sembra che quest'opera non si possa fare. Non si può fare, ma è logico che non si possa fare, non ci sono gli spazi per poterla fare, perché qui una rotatoria a raso è impensabile. Facciamo una rotatoria a raso e mettiamo i semafori, però, perché altrimenti non si passa più. L'unica soluzione, non so se te sei stato mai a Prato, ma te giri poco, solo il Trasimeno. No, a Prato ci sono stato qualche volta. E allora, visto che... Si passa sotto. Quindi, se lì il traffico a Prato non è proprio un bel esempio da fare. Comunque, l'unica soluzione sarebbe quella qui, che l'accordo passasse sotto. E poi sopra, leggermente sopraelevata, fare una rotatoria che permetta l'ingresso di tutti i quattro lati per quanto riguarda l'ingresso e l'uscita dall'accordo. Altrimenti non c'è possibilità, perché qui passano i bilici che sono lunghi 20-30 metri. Come fai a girare? Ci vuole i rotatori che abbiano valente spazio. Non è un problema neanche di risorse, secondo te, ma è un problema proprio di fattibilità tecnica. Non è possibile, qui non è assolutamente possibile. E allora perché l'hanno detto che si faceva? Ma io tanto che te lo dico invece, loro possono dire quello che vogliono, perché logicamente in campagna elettorale questo gli fa prendere voti, e te lo posso dire che arrivando qui gli fa prendere voti, però di fatto poi non è fattibile. Perché fare una rotatoria raso vorrebbe dire peggiorare normalmente la situazione rispetto ad adesso. Mi spieghi che differenza c'è? Perché queste macchine, queste auto vanno verso l'ipercop, che qua si chiama, non è più, sì, si chiama, per capirci. C'è il Casentino. E c'è una rotatoria. Sì. Qua andando verso la rotatoria ospedale, quindi c'è un'altra rotatoria. Perché sì, quelle rotatorie funzionano e questa non funzionerebbe? Hai visto quanto è grande? È lo stesso flusso. Ma hai visto quanto è grande quella torre? E qui prendi un pezzo del campo? Sì, sì, e butti giù le case dei carabinieri. Che fai? Ci sono state fatte quelle case, ultimamente. Se non erano state fatte quelle case, forse era fattibile. Oggi non è possibile, assolutamente. Poi c'è l'innesto di questa strada qui, la chiudiamo, perché sennò altrimenti non è possibile. È logico che possa innestarsi in una rotatoria. Quella della parte di là, che facciamo? La chiudiamo? Non è assolutamente possibile. Quindi. Diciamo che la soluzione migliore è stata questa per adesso. È vero, non possiamo girare in sinistra, però, come hai detto te, lì c'è una rotatoria per girare in sinistra. Basta arrivare al semaforo lì davanti al centro affari, passare sotto il sottopasso e tornare in qua. Sono 200 metri in più, sanno le tini per fare 200 metri, pesante. Però in effetti puoi girare tranquillamente. Per quanto riguarda andare in via Fiorentina, a sinistra basta che dal...
in fondo al ponte della ferrovia, gira verso l'autostrada e poi rientra subito al centro affari e sei in via Fiorentina. Quindi io grosse difficoltà non le vedo. Buttare via soldi, penso che l'amministrazione non sia il caso adesso. Quindi dice che per è stata una promessa elettorale che sapevano già che non la rispondevano. Mantenga questa soluzione, che è la soluzione migliore. Ci sono tanti altri problemi, non questo. Tanti altri problemi soprattutto sul sociale, sulla scuola. Pensiamo a quelli e questa lasciamola così che va bene così. Sarai molto impopolare in questa zona. Non me ne frega niente. Piace così. Non me ne frega niente, ma per cosa serve la rotatoria? Per girare in sinistra dal Casentino o per girare in sinistra per chi viene per andare su via Fiorentina lato fuori città? Le soluzioni alternative ci sono. Siccome costerà decine di milioni fare una cosa del genere, utilizziamoli poi dove deve essere utilizzati e lasciamo fare la strada così com'è, che va più che bene. Redazione @arezzotv.net per le vostre segnalazioni. A domani. Ciao.